per una volta posso non dire nulla perché è già scritto tutto qua. Quindi, fatto dal 29-30, quindi in epoca fascista. Sì. Editore Opli, che l'ha regalato alla città. E qui ci sono tutte le informazioni. Quello che non si vede, lo riprendiamo un'altra volta, è l'interno. Che ogni volta che si va, l'interno è una cupola circolare interna, è l'interno di una cupola, una semisfera, con il profilo della città, come se fosse l'orizzonte con il profilo dell'epoca. E difatti quello che ci dice a ogni conferenza è: guardate, cercate la Torre Velasca, non c'è, perché questo è il profilo che Milano aveva nel 1929, quindi anche un valore storico quello. Sì, direi che è tipica architettura tempi del fascio. Eh sì, è vero, il planetario è la macchina che c'è all'interno, che riprendiamo un'altra volta. Vediamo un po'. Dove siamo? Siamo nei giardini che si affacciano su Porta Venezia. I giardini erano i giardini di Via Palestro, dal 2002 sono i giardini Indro Montanelli, per volontà di Albertini. Sì, di Tongione, di Vito Tongione, fatta nel 2002. Comunque così uno vede dov'è il planetario. Là c'è il Museo di Scienze Naturali, adesso ci andiamo. 200 persone, ma... Ok, guardiamo un po', qui c'è la cupola. Ma su pochissime persone, Vedi. Vuol dire far spostare comunque la persona che organizza. PH, planetario Opli, quindi PH. No, non credo, secondo me è esagonale. Può darsi che hai ragione tu, però io così a occhio ne conto, di lati ne conto tre per parte. No, ma no, forse hai ragione tu, ottagonale. Poi ci metterò la ripresa dal satellite. Questa non l'ho mai vista.